Non sono Licia Colò e non sono manco alla ricerca di qualche animale raro, esotico, strano, ma sono comunque in Islanda, a Reykjavik, la capitale, perché siamo stati invitati da Sony PlayStation al EVE Fan Fest 2012, un evento dedicato innanzitutto ai giocatori di EVE Online, che riscuote tantissimo successo nel nord Europa, tranne in Italia, siamo sotto al 2%, ma ci ha permesso anche di vedere Dust 514, questo shooter free to play che sarà integrato appunto con questo gioco per PC. Una manifestazione che si è protratta per 3 giorni con diversi panel, diverse conferenze, keynote dedicati ai giochi e gente esaltata nel conoscere quello che proporrà questo gioco in futuro. L'EVE Fan Fest 2012 è una manifestazione davvero unica al mondo, perché c'è proprio una connessione uno a uno tra gli sviluppatori e i giocatori, che sono più o meno esaltati, sono esperti e davvero vanno a cercare il pelo nell'uovo di qualsiasi cosa. Infatti durante la manifestazione, al di là di questi tornei che vi dicevo già prima, ci sono stati diversi incontri proprio con gli sviluppatori specifici di un'area di gioco, e quindi proprio gli utenti contribuiscono a rendere EVE Online sempre più bello, sempre più interessante e migliore. E EVE Online è anche uno dei pochissimi giochi, forse l'unico MMORPG che comunque nel corso degli anni, nel corso dei 9 anni ormai che è in sviluppo, che è sul mercato, ha subito un miglioramento, un improvements della base degli utenti che ci gioca, quindi è molto molto interessante anche da questo punto di vista. Abbiamo mangiato a sbafo, ci siamo divertiti, c'è stato anche un party di chiusura, è sicuramente uno degli eventi più importanti della capitale islandese, che può contare circa 180.000 persone stando agli ultimi dati, una densità comunque molto molto bassa, ed è ovviamente immersa in un paesaggio naturalistico eccezionale. Abbiamo avuto anche la fortuna e modo di visitare un poco la città e anche i dintorni. Innanzitutto ovviamente la cittadina, il centro è molto molto carino, forse un po' grigio, ma poi se si guarda dall'alto invece è estremamente colorato. Tutte le macchine ovviamente hanno le ruote chiodate, le ruote invernali, perché qui fa spesso e volentieri molto molto freddo anche in questo momento, però è davvero un bello scenario, aria pulitissima, gente che comunque si diverte, fa notte fonda, beve, non disdegna di mangiare il classico cheeseburger oppure purtroppo, aggiungo io, la balena putrefatta. Ma detto questo, davvero un paesaggio eccezionale. Ad esempio una sera siamo potuti andare verso la Northern Light, quindi questo punto estremo nord dove si può vedere l'aurora australe, uno spettacolo incredibile, davvero mozzafiato, che diventa ancora più bello quando viene catturato dalle macchine fotografiche reflex, che riescono davvero a carpirne tutti i colori. Infatti noi ci siamo andati con questo autobus, un'ora di viaggio, siamo stati quasi 5 ore senza vedere quasi nulla, giusto una strisciolina, la gente saltata che cercava di trovare qualcosa quando in realtà non c'era, mentre le macchine fotografiche, come dicevo prima, catturavano colori super. Mentre tornavamo, a un certo punto si è vista in maniera incredibile questa aurora, questa striscia enorme nel cielo, molto molto bella. Siamo scesi sul ciglio della strada, ci stavamo anche cappottando, e davvero è stato uno spettacolo mozzafiato da provare almeno una volta nella vita. Invece oggi nostro, ovviamente, in questo momento ci troviamo alla Blue Lagoon, questa spa con acque geotermali che si trova a circa un'ora di macchina dal centro di Reykjavik, ed è davvero eccezionale perché appunto c'è quest'acqua quasi calcarea, bianca, incredibile, calda, dove ci siamo fatti un bel bagno rilassante, abbiamo utilizzato alcune creme, alcuni composti provenienti direttamente dal luogo, molto molto belli, quindi davvero interessanti da questo punto di vista. L'Islanda alla fine è un paese che si trova un po' lontano dalle nostre mete comuni, costa anche un bel po' di soldi, però davvero vale la pena in virtù di tantissimi passaggi naturalistici, tantissime cose da fare, la possibilità di guardare le balene, di esplorare l'entroterra e vedere come mentre si va più fuori la densità si abbassi ancora maggiormente e ci siano case ogni tot chilometri, davvero molto molto belle da questo punto di vista. Che dire quindi? I giochi sono importanti, interessanti, l'avete visto, ne vedrete nelle nostre video anteprime, negli articoli scritti, questo è uno speciale un po' di costume, quindi da Licia, no, da Antonio Fucito è tutto, alla prossima!